Nasce la giornata nazionale del Made in Italy per promuovere le eccellenze. Oggi, 15 aprile, si celebra la prima giornata nazionale del Made in Italy. È stata presentata nei giorni scorsi, istituita a fine dicembre dall'omonima legge quadro che verrà celebrata il 15 aprile di ogni anno nel giorno dell'anniversario della nascita di un genio tutto italiano, Leonardo da Vinci. Nell'occasione oggi si tengono a Chieti e all'Aquila due appuntamenti celebrativi della prima giornata nazionale del Made in Italy, come detto, istituita dal governo. I due eventi abruzzesi che hanno avuto al centro del dibattito la legge sul Made in Italy sono stati inseriti nel programma ufficiale riconosciuto dal Ministero delle Imprese del Made in Italy. Soddisfatto per l'iniziativa, Angelo D'Ottavio, presidente del Polo di Innovazione Abruzzo Italy, organizzatore delle manifestazioni, insieme al direttore della Casa delle Tecnologie Emergenti dell'Aquila, Federico Fioriti. Ascoltiamo D'Ottavio. Ci confronteremo con le istituzioni, con i rappresentanti delle istituzioni, ma inizia un percorso che durerà un anno, un percorso che è il nostro lavoro, quello dell'ascolto, della concertazione e quello della condivisione. Vogliamo costruire su questa legge la possibilità di valorizzare l'iniziativa che il ministro Adolfo Urso e in Abruzzo con grande determinazione il nostro sottosegretario Fausto Bergamotto stanno mettendo in campo, che è la nascita delle case del Made in Italy. Case del Made in Italy, particolare questa iniziativa, ce ne parli meglio? Sì, la Casa del Made in Italy è un luogo di incontro tra innovazione e capacità produttiva, un luogo nel quale le imprese possono trovare supporto, nel quale le istituzioni possono ascoltare le imprese, è un luogo di concertazione che però ha un obiettivo chiaro, quello di sostenere la capacità produttiva delle imprese e offrire loro mercati puntuali e quindi fatturato e quindi sviluppo economico e quindi occupazione e quindi benessere. All'entusiasmo di Angelo D'Ottavio si unisce quello di Adriano Valente, Dromedian. Beh, sicuramente questa, seppur partita in fretta, insomma, mi sembra un'iniziativa molto interessante, appunto perché richiama l'attenzione sicuramente di tutti noi imprenditori, ma secondo me delle istituzioni stesse, che l'incontro tra istituzioni ed aziende deve sicuramente tendere a tracciare una via, a dare un esempio, a fare in modo che appunto i nostri giovani abbiano un insegnamento da quello che hanno creato le imprese in precedenza. 15 aprile 2024, prima giornata nazionale del Made in Italy. Celebriamo l'Italia che crea.